Benvenuti nel mio canale Creando con i Filati. Il protagonista di questo progetto sarà il filato Ecodonni, 100% cotone ecologico riciclato. Pesa 100 grammi ed è lungo 250 metri, di color turchese. Poi abbiamo bisogno di un paio di forbici, un ago da lana, un metro ed infine un uncinetto numero 4,5. Se l'idea di questo progetto vi piace, seguite il tutorial. Dunque, per realizzare questo progetto dobbiamo avviare 64 catenelle più 4. In questo modo mi darà una larghezza che corrisponde a 47-46 cm circa. Per chi volesse una stola più larga deve aumentare di 5 maglie fino ad arrivare alla larghezza desiderata. Aggiungo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Filo sull'uncinetto e conto 1, 2, 3. Nella quarta realizzo una maglia alta. In questo modo, compreso le 3 catenelle, abbiamo formato 2 maglie alte. Filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta catenella realizziamo un gruppetto di 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione più una maglia alta nello stesso punto. In questo modo abbiamo formato il primo gruppetto. Adesso facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta nello stesso punto. Vedete, la sequenza sarà sempre la medesima. Andremo a lavorare il primo gruppetto di 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta nello stesso punto. Catenella di separazione, nella quinta catenella lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E ricominciamo con questo gruppetto. Andiamo direttamente senza realizzare nessuna catenella e contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione più una maglia alta nello stesso punto, una catenella, filo sull'uncinetto, contiamo 1, 2, 3, 4, nella quinta una maglia alta, una catenella più una seconda maglia alta. Vedete, questo è come si presenta il lavoro. Ve lo faccio rivedere. Gettato, contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione più una maglia alta nello stesso punto. Contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoriamo una maglia alta, catenella di separazione più una maglia alta nello stesso punto. Filo sull'uncinetto e contiamo 1, 2, 3, 4. Nella quinta lavoriamo 3 maglie alte. 2, 3, 2 catenelle, 1 e 2, nello stesso punto una maglia alta, catenella di separazione più 1, 2, 3, 4, nella quinta lavoriamo una maglia alta,
una catenella e una maglia alta. La sequenza è sempre la medesima, dobbiamo ripetere. Le 3 maglie alte, 2 catenelle più una maglia alta nello stesso punto. Realizziamo una catenella di separazione, nella quinta catenella 2 maglie alte separate da una catenella. Continuiamo in questo modo per tutta la riga. Completo la riga contando 1, 2, 3, nella quarta realizzo 2 maglie alte. 1 e 2. In questo modo abbiamo terminato la prima riga. La lavorazione sarà sempre la medesima. Andremo a ripetere questa riga fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Ve lo faccio rivedere. Da questo momento in poi sarà tutto più semplice. Facciamo una catenella e una maglia alta sottostante. Filo sull'uncinetto una seconda maglia alta sottostante. All'interno di questo foro dobbiamo realizzare 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta. Tutte le volte che avviamo la riga dobbiamo realizzare 2 maglie alte sottostanti e lavorare direttamente nel foro senza realizzare catenelle. Gettato all'interno di questo foro faccio 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, 1, 2, una maglia alta nello stesso foro. Una catenella di separazione, all'interno di questo punto lavoriamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Vedete, è semplicissimo. Ricominciamo, filo sull'uncinetto. Entriamo all'interno di questo foro, realizziamo 1, 2 e 3. 2 catenelle più una maglia alta all'interno del foro. Entriamo all'interno tra le due maglie alte e realizziamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo direttamente realizzando 3 maglie alte, 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1, 2 e una maglia alta nello stesso foro. Una catenella di separazione, in questo punto lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Entriamo direttamente in questo foro e lavoriamo 1, 2 e 3. 2 catenelle più una maglia alta all'interno del foro. Una catenella, entriamo in questo punto e lavoriamo una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Filo sull'uncinetto, entriamo all'interno del foro e realizziamo 1, 2, 3. 2 catenelle più una maglia alta all'interno del foro. Una catenella, filo sull'uncinetto, punto V. Una maglia alta, una catenella, una maglia alta. Filo sull'uncinetto, realizziamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3.
2 catenelle più una maglia alta all'interno del foro. Chiudiamo direttamente realizzando le due maglie alte sottostanti. Questa è come si presenta la lavorazione. Noi dobbiamo iniziare sempre lavorando le due maglie alte sottostanti. All'interno di questo foro facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle e una maglia alta all'interno del foro. Una catenella di separazione più 2 maglie alte separate da una catenella, per poi proseguire lavorando direttamente il gruppetto senza realizzare la catenella. Andiamo avanti ripetendo la prima riga fino ad arrivare alla lunghezza desiderata. Eccoci, il progetto è terminato. Io ho proseguito lavorando 102 righe che corrispondono ad un'altezza di 170 cm per una larghezza di 46 cm. Come avete visto, è un progetto abbastanza semplice. Poi, grazie all'aiuto di questo filato, il lavoro scorre velocemente. E devo dire che mi sto trovando bene, soprattutto dopo il lavaggio questo filato risulta ancora più bello. Mi auguro che questo progetto vi sia piaciuto e se lo realizzerete mi piacerebbe vedere le vostre foto. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo tutorial.